Salve a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò Shaco, sono Paulins e vi voglio... cioè questo è un altro di quei champion facili, divertenti per quelli di livello basso, sempre 10, 16, un po' di meno, un po' di più. Costa anche questo come Merdinger 3100. Ma questo è un pelino più difficile, o meglio, con i Merdinger spammavi cose per la mappa e... cioè, spammavi tre torrette e eri dio. Questo invece non hai anche tu delle torrette, che sono le scatole a Joker a molla, ma più che altro tu hai un pugnale. Notare ride bene, chi ride. Come funziona ultimo? Questo pugnale? Clicchi e attacchi l'avversario. Pugnalata all'inizio, come vedete, non fa tanti danni. Ne ha fatti 70. Già speso così più mana, vedi? Che vita così tolta al mio avversario. Però è forte, perché rallenta pure. Questa è la E. Ora, mentre giochiamo, si livella e vi spiegherò tutte le mosse. Lo start di Shaco può essere o spada lunga e tre pozze di salute. Io faccio spada lunga, due di salute e una di mana. Così mi vedi? Oppure così. Fiala di cristallo, che sarebbe questa. Questa, fiala di cristallo. Vedete, tenete arrassicchiato il vostro avversario. Poi vi avvicinate a un minion, lo uccidete. Avvicinati soltanto un altro po'. Non attaccate mai i campioni all'inizio, perché dopo i minion vi followano. Cioè vi sono attaccati. Avvicinati soltanto un... Come vedete, punto ad arrassare un bel po' il mio avversario, ma non andare sotto troppo mana. Cioè, non voglio spendere troppo mana per arrassare. Ride bene. Allora, ride ultimo. Seconda mossa da sbloccare può essere la Q, se vedete che il jungler avversario vi ganka spesso. Se no, potete anche sbloccare potete sbloccare anche, come ho fatto io, la W, visto che sono da solo. Parliamo un po' di Shaco. Shaco viene giocato. Shaco è un jungler. Ruolo primario jungler, ossia sta nella giungla. Ora arrassati qualcos'altro, non arrassare lì. Quindi sta nella giungla. Ok, abbiamo sbloccato anche la Q. Che vuol... sta in giungla, è uno dei jungler migliori a mio parere. E è molto forte. Ecco, queste qui sono le caccolettate. Io vescovo ce la faccio, Queste sono le mosse alla Shaco. Gli si piazza una boxina davanti, ci usa la Q per attaccarlo. Ci sarà da divertirsi. E questo, abbiamo chiarito una cosa. Allora, mosse di Shaco. Abbiamo la E, che lancia un coltellino, e secondo me è quella da portare su. Poi abbiamo la W, che piazza quella boxina. Ora la ripiazziamo. E andiamo. Coxina. Ora guardiamo se riesco a fare una propleiata da Shaco. Uno, Già beccato. Non niente propleiata. Così mi vedi? Dicevamo. E la Q, che è quella causatora, mi fa diventare invisibile, mi fa fare uno scattino e il coltello, che tira un coltello. Quindi, ride bene. Ricapitolando, ride ultimo. Sparma, si prova a uccidere l'avversario. La Q non usate per ingaggiarla, come avete visto io l'ho usata aspettando. L'ho usata per provare a ride bene. Ride ultimo. Seguirlo e ucciderlo. Il vostro pugnale lo potete usare anche come last hit di minion lontani, quello è fattibile. Quando per esempio lui vi sta seguendo, voi potete pigiare la Q che vi diventa invisibile. Esempio. Così mi vedi? Così no! Ok, qui c'era il benno botte, si capisce perché ho fatto la first blood. Vabbè, questi non calcolatevi che è così facile con Shaco fare la first blood, perché qui sono bot, c'è solo lui.
Poi, come vedete, Shaco si mette qui farm, farm. Io ho usato la Q, come avete visto, per riprenderlo e per fargli un critico. Non l'ho usata per ingaggiarlo. Abbiamo la ultimate, finalmente. Quindi ora, siccome siamo di andare out of mana, abbiamo la ultimate. Per un... La ultimate costa 100 di mana, ma è forte. Infatti ora noi aspettiamo di riavere un po' di mana e vi spiegherò cosa fa la ultimate. Allora, la E di Shaco ha anche una passiva abbastanza difficile da sapere. Ecco, mi sta seguendo nel bush. R, vedete, mi sono appena sdoppiato. Grazie al fattore sdoppiamento io lo sto attaccando. La vostra ultimate subisce più danno, Ci sarà da divertirsi. Pro playate a caso ora. Ride bene, ride un po'. Ce l'ho fatta, ci ho avuto un culo della madonna. Quindi, ricapitolando le mosse di Shaco velocemente. La Q ci fa diventare invisibili per 3 secondi e mezzo, quindi è un po'. La doppia Q ci fa creare una boxina che sta lì per 60 secondi e mi fa vedere l'aria intorno. La E ci fa tirare un coltello. La R ci fa diventare due Shaco e la ultimate, quando esplode, getta spade intorno a sé e fa danno pari a 300 danni magici. Poi, la nostra passiva, citiamo anche quella, già che siamo qui. Shaco infligge il 20% di critico bonus quando è alle spalle del suo avversario. Non scappate mai da uno Shaco. Piuttosto fightatelo e morite lì davanti, avete più possibilità. Quindi, Shaco starta di questa, di Idra Famelica. Se va a D, Shaco può fare due build, Shaco a D e Shaco a P. Cosa vuol dire? Io posso farlo di danno fisico, quindi a D, oppure danno magico a P. Se lo faccio di danno fisico, lo start è Idra Famelica, cose che ti danno critico e ruba vita. Di solito si fa Idra Famelica. Cioè, un po' una build è variabile. Poi se lo fate full danno è un altro discorso. Se lo fate AP invece la build è quella. Copia e incolla la build dei Merdinger. Dovete farla così. Dovete farvi Rabadon, Zonia, Ludenzeko. Poi il Morello Nomicon. Eccolo qua. Morello Nomicon come lo pronunciate. O questo se volete diventare più ticci va bene anche il Empio Graal di Atene. Quindi vi fate questo e poi vi resta uno slot vuoto che potete prendere o il Relay che rallentate, o oltre al Relay potete prendere ad esempio, siccome dovete andare nell'1v1 e quindi dovete shottare con due mostre, potete prendere il Dente di Nashor. Praticamente i vostri attacchi base fanno il 15% del vostro AP totale. È fortissimo. Per parlare di Shaco, un tempo abbastanza facile, ho finito. Quindi vi ringrazio di aver ascoltato il mio video. Ci si vede. Ciao.